Amici della libreria di Mano in Mano, benvenuti o bentornati sulla nostra Radio Orson. Il podcast di oggi lo dedichiamo a un premio Nobel, Hermann Hesse, che ha scritto un romanzo davvero speciale, Narciso e Boccadoro. È difficile inquadrare il genere di questo romanzo, è comunemente definito un romanzo di formazione, ma in qualche modo è anche un trattato filosofico, perché ci rimanda a concetti essenziali. Le tematiche affrontate sono tante e ci fa giungere a diverse riflessioni. Io l'ho letto da adolescente per la prima volta e credo sia il periodo ottimale perché è il momento delle domande, della ricerca di sé, il momento in cui il confronto con un amico o con l'altro è fondamentale per la propria crescita. Poi l'ho riletto da adulta e mi ha ricordato l'importanza di vivere assecondando la propria natura senza forzare gli eventi, ma sempre lasciando la porta aperta per scoprire l'altro, il diverso, l'opposto. Uno dei temi fondamentali, infatti, di questo capolavoro è proprio il tema degli opposti. In un'atmosfera medievale si incontrano Narciso, che è un giovane monaco diligente e contemplativo, e Boccadoro, un artista con il grande senso di amare e di sentire le emozioni. Narciso è l'insegnante, Boccadoro è l'allievo. Narciso sta nel qui ed ora, in contemplazione, in riflessione perenne, Boccadoro è uno spirito errante e vagabondo. La sintesi del romanzo sta nel costante dissidio che l'uomo incontra tra il dovere e l'essere, tra l'obbligo e la libertà di scelta, tra la natura e lo spirito. Narciso e Boccadoro rappresentano le due parti di ogni essere umano, la stabilità e il cambiamento, il pensiero e l'arte, l'ascesi dello spirito, la vitalità del corpo, l'Apollinio e il Dionisiaco, per dirla con Nietzsche. Opposti, attratti dalla propria complementarietà, Narciso e Boccadoro appaiono come uno yin e uno yang, opposti che si completano. Tanto Narciso, che rappresenta lo spirito, quanto Boccadoro, che rappresenta la natura, si sentono insoddisfatti della loro ricerca, perché adoperano come mezzo solo lo spirito o solo i sensi, e ciò si rivela insufficiente. Hermann Hesse con questo romanzo ci insegna che l'animo umano è troppo complesso per ridursi a un'unica via, che la duplicità degli opposti ci abita e non possiamo ridurci a un unico sentiero, perché tradiremmo la complessità stessa del nostro essere. Narciso e Boccadoro è un romanzo illuminante, è un romanzo da leggere almeno una volta nella vita. Vi riporto un piccolo passo. Boccadoro aveva ascoltato con stupore, ma alle parole «Hai dimenticato la tua infanzia» aveva sussultato, come colpito da una freccia. Narciso, che per abitudine, mentre parlava, spesso teneva a lungo chiusi gli occhi o li fissava innanzi a sé, come se in tal modo trovasse meglio le parole, non si era accorto di nulla. Non aveva veduto il volto dell'amico contrarsi improvvisamente e come avvizzirsi. «Superiore io a te», balbettò Boccadoro, tanto per dir qualcosa. Era come irrigidito. «Certo», continuò Narciso, «le nature come la tua, dotate di sensi forti e delicati, gli ispirati, i sognatori, i poeti, gli amanti, sono quasi sempre superiori a noi uomini di pensiero. La vostra origine è materna. Voi vivete nella pienezza, a voi è data la forza dell'amore e dell'esperienza. Noi spirituali, che pur sembriamo spesso guidarvi, dirigervi, non viviamo nella pienezza, viviamo nell'aridità. A voi appartiene la ricchezza della vita, a voi il succo dei frutti, a voi il giardino dell'amore. La vostra patria è la terra, la nostra è l'idea. Il vostro pericolo è di affogare nel mondo dei sensi, il nostro è di asfissiare nel vuoto. Tu sei un artista, io un pensatore. Tu dormi nel petto della madre, io veglio nel deserto. A me splende il sole, a te la luna e le stelle, i tuoi sogni sono di fanciulle,
i miei di ragazzi. Boccadoro aveva ascoltato con gli occhi spalancati mentre Narciso parlava in una specie di inebriamento oratorio. Molte delle sue parole l'avevano colpito come spade. Alle ultime impallidì, chiuse gli occhi e quando Narciso se ne accorse e lo interrogò spaventato, rispose pallidissimo, con la voce spenta. Mi è capitato una volta di accasciarmi e di piangere davanti a te, ricordi? Non deve ripetersi, non me lo perdonerai mai, e neppure a te. Ora va via subito, lasciami solo, mi hai detto delle parole terribili. Narciso era costernato, si era lasciato trasportare dalle sue parole, aveva avuto la sensazione di parlare meglio del solito, e s'accorgeva con stupore che qualcuna di queste parole aveva scosso profondamente l'amico, che in qualche punto egli aveva toccato sul vivo. Gli rincresceva di lasciarlo solo in quel momento, esitò qualche secondo, ma la fronte corrugata di Boccadoro gli impose di uscire e corse via confuso per concedere all'amico la solitudine di cui aveva bisogno. Questa volta la tensione dell'animo di Boccadoro non si risolse in lacrime. Con la sensazione di essere ferito profondamente e senza speranza, come se l'amico gli avesse inferto a un tratto un pugnale nel petto, rimase immobile, col respiro affannoso, il cuore mortalmente oppresso, pallido come un cadavere, con le mani inerti. Era la stessa angoscia d'allora, solo di qualche grado più intensa. Era lo stesso senso di soffocamento interiore, l'impressione di dover vedere qualcosa di terribile, di assolutamente sopportabile. Ma nessun singhiozzo liberatore lo aiutò questa volta a superare l'angoscia. Santa Madre di Dio, ma chi era mai? Era avvenuto qualcosa, l'avevano ammazzato, aveva egli ucciso. Che cos'era stato di detto di tanto terribile? Respirava a stento, come un avvelenato. Aveva una sensazione quasi straziante di dover liberarsi da qualcosa di micidiale che stava in fondo al suo essere. Con movimenti di uno che nuoti, si lanciò fuori dalla stanza, fuggì incosciente negli angoli più tranquilli e più deserti del convento. Narciso, senza immaginarlo, aveva fatto in quell'ora ciò che da tanto tempo era la meta dei suoi desideri. Aveva chiamato per nome il demone che possedeva il suo amico. Lo aveva colto. Qualcuna delle sue parole aveva toccato nel cuore di Boccadoro il segreto che era scattato in un impeto di dolore selvaggio.